Radio Domenica. Fatti, opinioni e voci dal mondo. Radio Domenica. Rotocalco festivo della Radio Vaticana. Con la programmazione estiva, Radio Domenica subirà, come negli anni passati, delle variazioni nei contenuti. A numeri ordinari saranno alternati numeri speciali dedicati ad itinerari spirituali o a temi di carattere musicale. Oggi, per esempio, vogliamo parlare dell'eremo della Trasfigurazione a Colle Pino di Spello, dove si è recato recentemente il nostro padre Cirillo Tescaroli e ne ha ricavato queste impressioni sonore che vogliono essere un invito al silenzio e alla gioia. Colle Pino è una manciata di case aggrappate ad una collina dell'Umbria, a 6 km da Spello e 13 da Foligno. Prima di entrare in paese, si può imboccare una strada a sinistra e salire per circa un chilometro ai ruderi dell'antica abbazia di San Silvestro, fondata intorno all'anno 1000 da San Romualdo, che per 3 secoli e mezzo ospitò numerosi monaci e personaggi famosi come San Francesco d'Assisi. Sulle macerie dell'antico monastero è sorto da pochi anni l'eremo della Trasfigurazione, fondato da Suor Maria Teresa dell'Eucaristia. La storia di questo lungo e sofferto itinerario spirituale, culminata nell'erezione di un eremo aperto, è descritta nelle pagine del suo diario, raccolto in un libro della Morcelliana, dal titolo «No, non ho saltato il muro». Suor Maria Teresa, 62 anni, portati con disinvoltura nonostante l'argento dei capelli e un indebolimento della vista, è nata a Piacenza da una famiglia borghese, ultima di 7 fratelli. Dopo un'infanzia serena e una gioventù dedicata all'azione cattolica, ottenne a 27 anni di entrare nel Carmelo di Bologna, dove rimase per 19 anni, ricoprendo per un certo periodo anche l'ufficio di priora. Nel 1958 il giornalista Sergio Zavoli le fece un'intervista dietro la grata, raccolta poi in un disco dal titolo Clausura, che fece il giro del mondo, suscitando valanghe di lettere, telefonate e colloqui. Vado alla grata con i dubbi, i pregiudizi, la pena, i sospetti che ho portato dalla città. Ho di fronte il velo nero sul volto di Suor Maria Teresa dell'Eucaristia, sottopriora del monastero. Veramente, lei mi chiede qualcosa che mi costa parecchio. Comunque, si crede che con le mie povere parole possa portare un pochino di luce a chi m'ascolta sulla fisionomia della nostra vita monastica, lo faccio volentieri. È stato detto, madre, che voi vivete nel più miserevole degli abbandoni materiali. E io credevo di trovare creature stanche, mortificate, dolenti. Ho di fronte, al contrario, creature di una rara serenità. Eppure le statistiche dicono cose spesso dolorose sulla clausura. Può essere che durante il periodo di quest'ultima guerra si sia verificato in alcune zone più o meno duramente colpite qualche caso del genere. Noi stessi ricordiamo benissimo quel lontano 25 di settembre del 43 quando ci lasciò il monastero fortemente sinistrato e subito dopo quel doloroso periodo dello sfollamento. Immagino, dover trasportare dei religiosi dopo 40 anni di vita di clausura era una cosa non del tutto semplice. Madre, scusi se faccio un passo indietro. Come avvenne? Quali ricordi conserva di quel trasferimento attraverso la città?
Parecchie si sono, insomma, le più giovani erano anche disinvolte, le più anziane, specialmente una che era dopo 42 anni di vita di clausura, era molto, direi, colpita da tante piccole cose. Quali la colpirono maggiormente? Gli abiti corti che portavano allora le donne e le macchine, questo movimento, questo traffico insolito, questo qualche cosa di talmente diverso dal nostro che... Vostra Reverenza, accompagna la vostra vita tutta una tetra letteratura, come lei sa. Si crede che abbiate perduto persino ogni possibilità di dialogo umano, che la costrizione fra queste mura abbia addirittura inaridito la vostra mente. Vede, dopo tanti anni di vita di monastica, il nostro spirito si semplifica moltissimo. E da allora abbiamo un modo di concepire le cose tanto diverso da loro. Che cosa, vostra reverenza, vi par lecito rimpiangere di ciò che avete lasciato? Veramente, se devo essere sincera, se c'è qualcosa che rimpiango, non è tanto per quello che ho lasciato, in quanto per quello che avrei voluto avere da lasciare. L'anima... Quell'esperienza maturò in Suor Maria Teresa l'idea di una clausura senza grate, sull'esempio della Madonna, che ha accolto Cristo nel silenzio e l'ha donato ai fratelli. Nel 1964, con l'approvazione dei suoi direttori spirituali, Suor Maria Teresa lasciò il Carmelo con l'intento di dar vita ad un nuovo tipo di eremo aperto. Dovevano passare 7 anni di lungo e faticoso cammino nel deserto dell'incomprensione, della povertà e dell'umiliazione, prima di incontrare i ruderi dell'abbazia di Colle Pino e di costruirvi l'eremo della Trasfigurazione. In una giornata buia di pioggia siamo saliti anche noi a San Silvestro per incontrare Suor Maria Teresa e le altre sorelle che vivono con lei questa nuova esperienza di vita religiosa. Accolti con estrema cortesia nel piccolo parlatorio dell'eremo, abbiamo iniziato un lungo dialogo dal quale abbiamo stralciato le testimonianze più interessanti. Seguire la propria vocazione, soprattutto quando si tratta di una chiamata particolare di Dio, non è sempre facile. La ricerca, la scoperta e la realizzazione del suo progetto nella nostra vita non è un'operazione tanto semplice ed indolore. Anche i grandi santi testimoniano che la sequela di Cristo si rivela spesso un travaglio non indifferente, pur essendo costellato di gioie spirituali profonde in mezzo a tante spine. Forse anche lei, Suor Maria Teresa, prima di gettare l'ancora in questo eremo della Trasfigurazione, ha dovuto fare una lunga camminata nel deserto, superare tanti ostacoli ed incomprensioni, soffrire per l'attesa di una chiara rivelazione della volontà di Dio. Non le sembri una violazione di intimità personale il nostro vivo desiderio di conoscere le tappe del suo itinerario spirituale? Ci può descrivere innanzitutto l'ambiente familiare nel quale è sbocciata la sua prima chiamata al Carmelo? Senz'altro ha contribuito moltissimo anche l'ambiente familiare, anche se sono convinta che la vocazione è un dono che Dio dà a chi vuole e quando vuole. La mia famiglia era una famiglia come penso ce ne fossero tante, ce ne siano tante. Si viveva nel timore di Dio. Abbiamo avuto dal papà e dalla mamma un'educazione cristiana molto forte. Ci abituavano, pur essendo una famiglia borghese, ci abituavano a un certo sacrificio. Ci tenevano molto vivi attraverso anche piccole o grandi rinunce. E soprattutto, cioè non è soprattutto, per me è stato molto bello essere in una famiglia numerosa. Eravamo 7 tra fratelli e sorelle. Questo mi ha ridimensionato in molti momenti delle mie scelte. Mi ha aiutato moltissimo. Può una suora di clausura pensare ad uscire dal convento senza sentirsi una transfuga e provare un complesso di colpa? Non so se lei si rende conto che questa è una domanda molto complessa e ci vorrebbe una risposta a ventaglio, direi. Se esce perché non ha vocazione, non deve sentirsi un senso di colpa. Se esce perché rinnega la sua vocazione, ecco, forse allora sì, senz'altro.
Cresce perché Dio la chiama ad un nuovo tipo di vocazione, perché per attuare un suo piano nella Chiesa, in quel momento storico in cui essa vive, allora deve sentirsi semplicemente nella pace e nella gioia di Dio. Il senso di colpa molte volte ce lo fanno sentire gli altri, e invece di aiutarci a seguire il piano di Dio, ci ostacolano e rendono faticoso il nostro cammino. Come è stata giudicata la sua decisione di lasciare il Carmelo, prima di tutto dalle sue consorelle e poi dalle altre persone che la conoscevano ed avevano ascoltato la sua testimonianza attraverso l'intervista fatta da Sergio Zavoli, che aveva fatto poi il giro del mondo? Comprensibilmente le mie consorelle non potevano comprendere questa mia scelta, questa mia risposta, perché non è stata una scelta, è stata chiaramente una risposta a Dio. Lentamente in me si è andata maturando questa nuova vocazione. Dopo il disco di Sergio Zavoli, molti hanno scritto al Carmelo e ho avuto modo di comprendere quanta sete ci fosse nell'uomo di Dio. E ho sentito con una chiarezza unica per me che anche i contemplativi dovevano essere più al servizio dei fratelli, se non altro almeno all'ascolto di chi soffre, di chi è disorientato. D'altra parte non potevano le mie consorelle, che non erano chiamate a questo e per conseguenza che non avevano la luce per corrispondere, per capire questa nuova chiamata, non potevano approvare. E quindi la rottura nei primi tempi è stata faticosa e dolorosa. Gli altri, che dire degli altri? Devo dire che mi era stato quasi predetto: nessuno ti capirà, nessuno ti seguirà, e tutti gli amici che il disco clausura ti ha costruiti attorno, ti ha donato, li perderai. Ma questo non mi ha fermato. Sapevo che, come chiunque è chiamato, dovevo passare il mio deserto e per conseguenza dovevo perdere la fiducia, la stima, il conforto dell'amicizia. Dovevo veramente perdere tutto. Non giudico nessuno, non ho mai giudicato nessuno di quelli che mi hanno fatto soffrire, né nell'ordine né fuori dall'ordine. Ho sempre, e questo lo considero una grazia enorme di Dio, ho sempre sentito in ognuno uno strumento misterioso che Dio usava per una crescita mia personale e per la nascita dell'eremo. Potrebbe delineare in poche parole l'ideale delle piccole sorelle di Maria che vivete all'eremo della Trasfigurazione di Collepino? Direi che seguiamo un'ispirazione ben precisa. Non avrei lasciato il Carmelo se non avessi avuto questa ispirazione. Ricordo che molti anni fa, meditando sulla vita della Madonna, credo di aver avuto una luce particolare. Ho visto Maria nel nostro tempo, Maria dopo l'Annunciazione, Maria che accoglie Cristo, gli dà vita e lo dona ai fratelli nel silenzio di un quotidiano che non riusciremo mai a comprendere. Da quella meditazione sono uscita molto cambiata interiormente, nella parte più profonda di me stessa. E mi sono chiesta perché i contemplativi non avrebbero potuto anche loro, come Maria,
accogliere Cristo nella preghiera, nel silenzio, nel nascondimento, e dal perdonarlo poi ai fratelli in una vita semplice di ascolto, di adorazione. Viviamo molto semplicemente all'eremo. La nostra è una vita monastica, direi, normale. Soltanto che cerchiamo di mantenerci molto disponibili. E prima di qualsiasi altra cosa c'è il fratello. Ancora prima di un orario, di un punto di regola, di un lavoro, prima di noi stessi. Fratello che viene deve trovare una disponibilità piena, soprattutto una capacità di ascolto che l'uomo d'oggi non ha più. Come trascorrete le vostre giornate? Avete un orario quotidiano, un programma concreto di preghiera e di lavoro? Non abbiamo ancora una regola, abbiamo semplicemente tracciato delle linee di spiritualità, ispirandoci proprio a Maria nel Vangelo. Come dicevo sopra, abbiamo la vita di preghiera normale di qualunque monastero. 2 ore di meditazione divise una al mattino e una al pomeriggio. L'ufficio divino, alcune parti cantate, altre recitate. Lettura spirituale e lavoro, solitudine della cella e momenti di vita comunitaria. Il venerdì abbiamo una giornata di totale silenzio, anche perché ne sentiamo spiritualmente il bisogno, soprattutto nel periodo dell'ospitalità, quando molte volte la giornata è molto piena di ascolto e di accoglienza. Il giovedì sera, molte volte protraendosi fino al mattino, facciamo una veglia di adorazione, e la domenica mattina cantiamo l'ufficio della risurrezione. Lungo l'anno l'ospitalità si riduce da Pasqua al 30 settembre, ma dal 30 settembre a Pasqua viviamo una vita di più intenso silenzio, di studio, di lavoro, di ascolto della parola, direi di rinnovamento interiore, di crescita interiore. Cerchiamo di renderci molto disponibili all'ascolto di Lui, perché solo Lui ci può preparare ad essere capaci poi di accogliere il fratello, di comprenderlo, di condividere la sua sofferenza, di condividere la sua fatica e, per quanto è possibile, di aiutarlo ad uscirne per trovarsi nella speranza e nella gioia. Quali sono i vostri rapporti col mondo? Con questo termine mondo intendo i cristiani assetati di Dio e della sua parola, desiderosi di essere aiutati a vivere la loro fede da qualche ambiente favorevole alla preghiera e alla riflessione. Credo di avere già risposto prima. I nostri rapporti sono molto semplici. Non siamo noi ad andare a cercare i fratelli, ma lasciamo però che i fratelli vengano a noi. Solo raramente accettiamo di uscire dall'eremo per andare qualche volta in piccoli gruppi che già conosciamo, perché vogliono sentire parlare della preghiera, perché vogliono essere aiutati a riscoprire il valore insostituibile della preghiera. In questo mondo che sembra aver dissacrato ogni cosa, riguardo all'ospitalità, cerchiamo di accogliere chiunque venga. Non, per noi non ha importanza sia cattolico o no, sia sposato o no, sia giovane o anziano, sia sacerdote o laico. Abbiamo una sola restrizione, quella del numero. Non ospitiamo più di 7 persone, 8 persone massimo, perché desideriamo dare ad ognuno la sua cella, anche se sappiamo benissimo che incontrare Dio vuol dire lasciarsi interamente rifare da Lui, lasciarsi devastare dalla sua luce, ma è pur sempre una luce creatrice che, mentre devasta, inizia la nuova costruzione. Thank you.
Che tipi di persone arrivano qui al vostro eremo? Che cosa cercano e che cosa trovano? In questi 10 anni sono venuti molti tipi di persone. Quello che cercano è molto difficile dirlo, perché è un fatto molto personale. Ognuno viene col suo bagaglio di sofferenza, di ricerca, di attesa, di speranze. Cosa trovano? Potrei leggerle o farle leggere da una consorella alcuni brevissimi brani di lettere che abbiamo ricevuto, che abbiamo trovato in cella alla loro partenza. Un insegnante di nome Maddalena, dopo l'esperienza di una settimana all'eremo, ha scritto: ringrazio di continuo il Signore per il dono di avervi conosciute. Sono tornata con una speranza nuova e tanta fiducia. Sono giorni di esami e la commissione cui appartengo è fatta di tutte donne. Mentre le osservo penso che sarebbe bello poter portare lo spirito dell'eremo qui. Il Maria oggi è forse anche l'oggi di Maria. Giulia, una ragazza sedicenne di Trieste, così ricorda la sua breve permanenza all'eremo. Vi interesserà forse sapere quello che ho imparato durante i giorni trascorsi all'eremo, ma forse non è il caso di dire imparare, ma conoscere. Infatti ho conosciuto un modo di vivere che è fatto di serenità, anche nell'accettazione dei difetti altrui, di sensibilità, di altruismo, un mondo che non è solo di sacrificio, come avevo sempre creduto, ma soprattutto di conquista. Adesso posso capire perché tutti i religiosi ringrazino il Signore per la vita che ha loro concesso, perché è la più bella. Sono sicura che avere la vocazione per una vita in Dio e per Dio sia la più grande delle fortune. Noi cerchiamo, e non vorrei ripetermi, anche se lo sento come un'esigenza interiore, cerchiamo di capire per quanto è possibile tutti, di accoglierli così come sono, perché non siamo delegati da Dio a cambiare l'altro. Dobbiamo semplicemente accoglierlo. Deve sentire che è amato così com'è, col suo peccato, con le sue sofferenze, con le sue disperazioni. Così come Dio ama noi nei momenti difficili. Soprattutto cerchiamo di testimoniare ai fratelli la gioia del Regno. C'è forse qualche episodio toccante a questo riguardo? Ce ne sarebbero parecchi. In questo momento ne ricordo particolarmente due. I primi anni che eravamo all'eremo, ed eravamo allora solo in due, venne da noi un padre generale di un istituto spagnolo e rimase tra noi alcuni giorni. Poi ci scrisse dalla Spagna e molto presto volle ritornare. E così per altre volte. Quello che mi stupì moltissimo e mi fece esplodere in un inno di ringraziamento a Dio fu una sua cartolina sulla quale ci scriveva che finalmente qui aveva riscoperto il valore della preghiera, aveva imparato a pregare e sentiva l'urgenza di rinnovare tutto l'istituto per mettere nella sua luce vera, nel suo posto vero, la preghiera. L'altro episodio riguarda un pastore protestante che venne da noi improvvisamente, senza conoscerci. Era ad Assisi, passeggiando sul Subasio, passò all'eremo. Veniva da Assisi molto deluso, perché si aspettava qualcosa di molto più silenzioso, più raccolto. Aveva sempre sognato Francesco come ideale della sua vita. E quando trovò l'eremo, immediatamente chiese di fermarsi. Poi ritornò diverse volte, 2-3 volte all'anno, rimase 8-10 giorni ed oggi è monaco a Camaldoli, come eremita.
All'inizio del suo diario pubblicato a cura di Maria Antonietta Pavese sotto il titolo «No, non ho saltato il muro» è trascritto questo pensiero tolto dal disco Clausura di Zavoli. «Se saprò degnamente macerarmi nel mio solco, quel fiore di grano che nascerà dalla mia morte lo colga una creatura umana. Non importa per me chi essa sia, di donde venga, cosa cerchi. Dio, ti chiederò soltanto che lo veda per primo un uomo senza speranza». Non dubito che lei a tanti anni di distanza non si senta di sottoscrivere quanto ha detto mentre si trovava ancora nel Carmelo di Bologna. Potrebbe aggiungere qualche parola di commento a quella riflessione. Nulla è cambiato. Non saprei neppure cosa aggiungere come commento. Potrei solo dirle che l'essere qui all'eremo, l'avere seguito Cristo, che mi chiedeva qualcosa di molto grosso quando mi ha chiesto di lasciare il Carmelo. Anzi, se permette, vorrei sottolineare una cosa per me importantissima. Ho sofferto più nel lasciare il Carmelo che lasciare la famiglia. Mi ha chiesto tanto nel lasciare il Carmelo, però le devo dire che qui all'eremo credo stiano nascendo i primi frutti di questa morte. Avete ascoltato un servizio speciale di Radio Domenica realizzato dal padre Cirillo Tescaroli sull'eremo della Trasfigurazione a Collepino di Spello, un invito al silenzio e alla gioia. Radio Domenica. Fatti, opinioni e voci dal mondo. Radio Domenica. Rotocalco festivo della Radio Vaticana.